In collaborazione con Ristopub Sherlock Holmes, Ferramenta Calcagno, Colorificio Morano. Cari amici, benvenuti di nuovo a questa puntata di Sentieri di Celluloide. Ancora vicino a me, a fianco a me, grazie, il grande Joe Denti, grande, narratore della storia del cinema, sì, ricordiamolo, sì, sempre. Sì, sì, sì. Io vorrei aprire questa puntata parlando di un filone che io sono proprio appassionato, perché nasce fine anni 50, c'è il boom economico della commedia all'italiana. Commedia all'italiana, sì. E c'è un film che mi sta a cuore perché secondo me è un capolavoro. Qual è? I soliti ignoti di Monicelli, sì, con un cast leggendario. E infatti è la genesi, è il titolo seminale della commedia all'italiana, che a me non piace, che commedia all'italiana mi dà sempre, viene ghettizzata come spaghetti western, macaron combat, non mi piace, commedia italiana. Siamo nel 59, Monicelli ebbe a dire: la commedia all'italiana è finita da quando i registi non prendono più l'autobus. Perché in effetti? Perché la commedia italiana, come il neorealismo, dopo tutto, sia quello classico che quello rosa, si basava sulla sceneggiatura del pedinamento, cioè vuol dire che lo sceneggiatore, camminando per strada, andando a fare la spesa, vedeva un tipo come te, che ha la faccia tipo Al Pacino, e cosa fa? Lui un tipo interessante, lo seguo, lo e vede il suo comportamento. Da lì nascevano i personaggi, e nei soliti ignoti c'è questo cast che Tiberio Murgia non era siciliano, era sardo. Era lavapiatti, mezzo cuoco in una trattoria. La Claudia Cardinale, anche lei siciliana, si può dire, poi tra l'altro è nata poi a Tunisi, è a Tunisi, bravo, è al suo debutto. Renato Salvatori, Vittorio Gassman, Mastroianni, Carlo Pisacane, Capannelle e Totò. E la commedia italiana prende il via con questo film e rappresenta, come ha detto giustamente Stefano, il boom economico, perché poi abbiamo il continuo dei soliti ignoti, che è audace. Di Nanni Loi, che si apre proprio con l'articolo del giornale che si riferiva alla banda del buco, ruba il piatto di fagioli. Pasta e ceci. Hai ragione. Capannelli, la cucina era vera. Capannelli su sette ha detto: beh, Mario, visto che possiamo farcelo un piatto di. Una volta che erano lì. Ma Capannelli. Cucinato dalla Carla Gravina, che faceva la parte della fidanzata di Gas. Esatto, Monicelli trasforma il personaggio di Gassman, che era fino a quel momento un vilain, cioè un cattivo dello schermo, in questi film tipo Riso Amaro, L'Ebreo Errante, gli alza i capelli nella fronte, gli mette del cotone nelle narici e lo trasforma in un personaggio simpatico, uno dei più grandi mattatori. Sì. Erano loro. E mi ricorderò sempre che poi lo utilizzò anche per il film. Io ho bigiato una sola volta a scuola e ho preso anche uno sberlone da mio padre, non troppo forte perché non era cattivo, e andando a vedere L'Armata Brancaleone. Ah, beh. Io volevo adesso entrare a parlare di un genere che erano il musicarello, che poi è nato già in America, poi si è ampliato in Italia fino agli anni 50, perché so che abbiamo un ospite che tu lo definisci simpatico, vulcanico, pimpante. Sì, un grande amico che ha attraversato lo spettacolo italiano tra musica, perché faceva parte di un gruppo famoso. Esatto, adesso la sorpresa, musica, cinema e televisione. Vediamo se è in linea. Pronto? Eccomi qua, ciao Joe, come stai? Perbacco, ti sento pimpantissimo e non abbiamo ancora annunciato il tuo nome proprio per tenere la sorpresa, abbiamo detto di più di tutto, sono in compagnia di Stefano Napolitano. Ciao Jerry. Eccoci qua. Ciao Stefano. Allora, fammi fare un'introduzione che faresti tu a Las Vegas. Ladies and gentlemen,
Jerry Bruno, e qui ci sarebbe applauso. E ci sarebbe un applauso, ma il pubblico non l'abbiamo. Allora, prima di parlare dei Musicarelli, io vorrei dire al pubblico che ci ascolta, Jerry Bruno è un uomo straordinario, veramente, un uomo straordinario, che nel 1956 arriva sul grande schermo con una promozione fantastica. Pensate che davanti al cinema la 20th Century Fox fece costruire una statua alta 15 metri, una statua alta 15 metri, perché il film che veniva proiettato in anteprima era Love Me Tender, che in Italia arrivò col titolo Fratelli Rivali. Il protagonista era Elvis Presley, numero uno. Siamo nel 56, i Musicarelli iniziano nel 59 in Italia, ma perché parliamo di Elvis Presley con Jerry Bruno? Perché Jerry Bruno l'ha conosciuto, dimmi! Sì, non soltanto l'ho conosciuto perché è venuto a vedersi allo spettacolo, naturalmente a me con i Brutus, il gruppo che io non dirigevo, insomma, con Aldo Maccione, eravamo due belle figure nel gruppo, a Las Vegas, al Dunes Hotel. Per noi di artisti così ne vedevamo a bizzeffe tutte le sere. Io ho giocato ai dadi per esempio con Paul Newman nella sala appunto del Dunes Hotel, che gli ho fatto prendere un mucchio di soldi perché era l'unico che giocava. Lo sto invidiando. No, posso parlare? Sì. Certo. No, nel senso che era normalissimo trovare nei casinò quelle personalità. Elvis Presley in particolare venne, quella sera si fermò a tutti e a tre gli spettacoli, perché poi volle parlare con noi al bar, al lounge, di più e di meno dello spettacolo, perché poi in fondo io scoprì che voleva avere notizie di una canzone che era nel nostro repertorio di Domenico Modugno, che era Addio, Io sono io, sì, che poi lui incise anni dopo. Però allora non era palese questa cosa, non so, io gli fui simpatico a tavola a bere qualche drink, lui obbligatoriamente sode, non beveva alcolici, con le sue due guardie del corpo, e che poi lui liquidò e mi chiese se io conoscevo Las Vegas, e gli dissi di sì, era così, sommariamente, non è che noi lavoravamo fino alle 2 di notte, e fa ok, jump in the car, I make a tour with you. Ragazzi, questo è Jerry Bruno. Questa è storia. Ripeto, perdonami se sottolineo il fatto che era uno dei famosi Brutus. I Brutus era un complesso che per noi ragazzi di quell'epoca piacevano, non tanto, e perdonami se dico questo Jerry, non tanto per la canzone, soprattutto per coloro che non si intendevano di musica, ma i Brutus, questi quattro personaggi, più il cantante, il la star frontale, erano travestiti, avevano una certa mimica, un po' che ricordava un po' Jerry Lewis. Sì. E tra questi personaggi e cantanti c'era appunto Jerry Bruno. Senti Jerry Bruno, i Musicarelli iniziano con i ragazzi del jukebox, dove c'è Celentano, Mina, Di Lucio Fulci, che scrisse anche 24.000 baci. Quel periodo i nostri cantanti diventavano attori praticamente, Bobby Solo, Albano, Morandi, Ranieri, e dopo non mi ricordo più la voglia, come era? Renato anche. Cuore Matto, chi lo cantava? Little Tony, ecco, perché avevano un momento di panico? Jerry. ci mancherebbe altro, no. No, ma volevo correggerti. Grazie. Senti, ma qual era il segreto di questo successo? La canzone o il film? Beh, del film io non lo posso sapere perché eravamo troppo giovani per capire quei meccanismi. Io avevo all'epoca 19-20 anni, però il film era Urlatori alla sbarra di Lucio Fulci, sempre con Mina. C'era Celentano. Urlatori alla sbarra, è vero, sì, nel primo non c'era Celentano, hai ragione, vai. Sì, avevamo un filmato per una canzone sola, e da lì scattarono poi le altre molle per tutti i locali di Roma, i più rinomati, i più famosi in via Veneto, come la Lucio, la Lupe Starpea, eccetera eccetera, e lì iniziò la nostra brillante, fra virgolette, carriera, che ci proiettò poi negli Stati Uniti, in America, alla Led Sullivan Show a New York. Sì, ma so anche che hai frequentato Parigi, Berlino, tutti questi posti, no?
Sì, abbiamo girato il mondo in continuazione, abbiamo fatto molto più all'estero che non in Italia. Di noi si accorse poi paradossalmente la Cera Grey con il carosello della Cera Grey, fummo testimonial per diversi anni. Certo. Poi insomma, cominciammo, diciamo, a farci conoscere prima in teatro, in un spettacolo, dopodiché nei locali che importavano, ad esempio come il Covo di Santa Margherita, piuttosto che quei locali che importavano, che erano famosissimi, per cui era molto difficile entrare. Dopodiché l'anno dopo, gli anni dopo, visto che avevamo fatto un grande successo dopo Parigi, l'Olimpia con Johnny Hallyday, ci scritturarono addirittura per tra un carosello e l'altro, a Miami Beach e ancora a Las Vegas per altri 6 mesi. E insomma, ci davamo da fare. Jerry, dovete sapere che sulla sua pagina di Facebook, che ormai è colma di amicizie, ogni tanto lo si vede accanto alla Cadillac rosa, alla Cadillac gialla, a questa macchina, a questi locali, insomma, un mito. Ora, dato che sai che il tempo è tiranno, purtroppo, parliamo di un momento storico. Io volevo chiederti anche se in 30 secondi mi fai un piccolissimo profilo di un tuo conterraneo torinese come te, Fred Buscaglione. Dunque, con Fred io non ho avuto modo di poter conversare con lui perché ero molto giovane, frequentavo le sale da ballo dove c'era lui che suonava con la sua orchestra, il Faro di Torino ad esempio, perché io abitavo all'epoca, essendo nato a Torino, vivevo a Torino, e quindi per noi era un mito perché era l'americano, io certo, già avevo questa cosa qua, perché certo. La mia carriera inizia, diciamoci la verità, a 16 anni ballando rock and roll, esatto, io avevo un bravissimo gruppetto, per cui andavo in queste sale da ballo e qualche volta incrociavo Buscaglione, e Buscaglione per noi a Torino, io sono nato lì, appunto era un mito, ma certo, non soltanto perché era torinese, ma perché veramente ha inventato un modo di fare la musica e cantare delle canzoni, tra l'altro con i testi del suo gemello, che era, adesso mi sfugge il nome, mi sente suo figlio, sono amico di suo figlio. Va bene, senti una cosa, Jerry, abbiamo proprio 30 secondi, c'è stato un momento storico nella TV privata italiana, in Alta Italia c'era un'antenna straordinaria, oggi cancellata da un modo di fare televisione completamente diverso, ed era Antenna 3 Lombardia. Antenna 3 aveva delle trasmissioni nello studio più grande d'Europa, tra l'altro, ti ricordi, no Jerry? Sì, come no, la trasmissione posti, era il telegramma. Il telegramma c'era, conduttore tipo Las Vegas, giacche brillanti, paillette, tutte queste cose, Jerry Bruno. Ma poi si può dire che lanciò dal derby di Milano, dal cabaret, dal palcoscenico del cabaret, Teo Teocoli e Massimo Boldi, Ossario. Accidenti. In 30 secondi, perché sennò ci tagliano, dimmi un ricordo veloce di Antenna 3. Beh, sai, voglio dire, io sono stato scritturato per fare il mattino, nessuno trasmetteva il mattino, e facevo 9:11 i giochini, dopodiché al telefono con le persone, dopodiché, visto che era andato bene, mi hanno costruito una trasmissione serale che è durata poi 6 anni. In tre di queste, poi chiamarono come rinforzo comico, perché erano trasmissioni di giochi brillanti, certo, con stars, eccetera. Invitarono Boldi e Teocoli, con i quali siamo andati avanti per 4 anni. Certo. Non lo sapessi, ma lo so. E fu un grande le notti, trasmissioni che duravano 4 ore, ma non erano assolutamente noiose, altro che Grande Fratello e l'Isola dei Famosi. Jerry, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio di cuore. Ci mancherebbe altro, ringrazio io te per avermi chiamato. Grazie, ciao. Grazie Jerry, a presto. 1960, Milano, il Duomo alla Bella Madonnina. La mia città. Esatto, una famiglia del sud che arriva dalla Lucania, cioè praticamente parte dalla Lucania, arriva al nord, sì, e lì abbiamo nel 60 uno dei più bei film italiani di sempre, girato da Luchino Visconti, cioè
capolavoro, Rocco e i suoi fratelli. Perfetto, siamo nel 60, sì, girato in uno straordinario bianco e nero con questa stazione centrale e questa famiglia che scende le scalinate, una volta non c'erano le scale mobili, e va ad abitare in periferia. Rocco interpretato da Alain Delon, poi c'è la coppia Annie Girardot con Renato Salvatori, che diventeranno anche uniti nella vita, e abbiamo anche altri comprimari, credo. La Cardinale, Nino Castelnuovo, esatto. Corrado Pani. Un film che doveva, insomma, l'idea della città industriale, perché Visconti gira Milano e non sceglie Torino? Perché Visconti è un milanese, proprio per questo. Innanzitutto. E per parlare di Luchino Visconti, ma di Zeffirelli, di Vittorio De Sica e di altri celebri registi, abbiamo la moglie di Nino Cristiani, che è stato uno dei direttori più importanti della fotografia, girò anche in Ben-Hur, e medaglia d'oro del cinema italiano. Vediamo se è in linea. Pronto? 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 Signora, tutto bene? Tutto bene, Gio. Grazie. Avevo un dubbio che non eri in linea, sai, però io non capisco niente di tecnologia. Se non mi fanno segno, guarda che c'è, non capisco niente. Allora, ho appena introdotto il nome del tuo carissimo partner di una vita. Quante persone hai conosciuto tramite lui? Visconti, Zeffirelli, Vittorio De Sica, raccontaci qualche cosa. Allora, diciamo che io mi sono sposata con mio marito nel 97, sì. Per cui tanti ricordi di Visconti, di De Sica, li so appunto tramite mio marito, il maestro Nino Cristiani. Ovviamente nel suo libro appunto dedicato a Nino Cristiani, professione operatore di macchina, c'è di tutto e di più. Di De Sica mi ricordo che mi raccontava che certe volte De Sica gli diceva appunto: ma Nino, ma tu lo vedi quanto sei bello, nel senso che era veramente un gran bell'uomo. E poi mio marito Nino Cristiani, appunto, gli piaceva a giocare a poker, e per cui molto spesso si trovavano a Monte Carlo. De Sica era un frequentatore di casino, certo, si trovavano a Monte Dimmi. E Vittorio De Sica dice: Patino, vinci sempre. E lui diceva: sì, perché dei numeri. Insomma, in poche parole, si divertivano da morire. Però mi ricordo una cosa, sì. che parlavano appunto loro due a Sanremo, sì. E Vittorio diceva a mio marito: Nino, vedi questo San Pietino di questa piazza, sono tutti i soldi miei che ho perso, il cascino. È vero, la battuta è celebre, disse al figlio: un giorno questo sarà tutto tuo. Pensate che io, va bene, ho la biografia di De Sica, ma ho anche il bellissimo libro di Christian De Sica che racconta degli aneddoti del padre. A volte Nino insieme a Manuel De Sica, sì? Ha aiutato Manuel a scrivere il libro su Miracolo a Milano. Sì. Io ero molto amico di Manuel De Sica, che mi ha regalato. Lui è presidente della società del ricordo di Vittorio De Sica. Ricordiamo che era compositore, sì. Di colonne sonore. Sì, bravissimo. Infatti lui veniva spesso qui da mio marito, e mio marito l'ha aiutato appunto a scrivere sul libro di Miracolo a Milano. Infatti gli, sì, regalò anche il libro con la dedica, e cioè, nel libro di Miracolo a Milano c'è il nome di mio marito. Perfetto. E io penso a quei due io ho due libri, Miracolo a Milano e Ladri di biciclette, che mi ha regalato Manuel De Sica. Ma volevo dire che Vittorio De Sica, il papà, era arrivato al punto che quando il casinò era chiuso, lui pagava a parte un croupier
e non puntava i soldi, diceva 33, 18, e il croupier faceva girare la pallina, talmente era coinvolto. Sì, questa cosa. Senti, invece del maestro, che io considero un regista che usa la macchina da presa come un pennello, che è Zeffirelli, cosa dice il libro, cosa ti ricordi? Ma di Franco, dunque io mi ricordo appunto quando andavamo alle feste, alle scene che ci invitava, e io ricordo molto bello del maestro Zeffirelli, perché aveva un'anima stupenda, era una persona profonda. Raffinata, certo, raffinata. Prego? Anche. Prego? Raffinata, molto raffinata. Molto, molto raffinato, e si volevano molto bene con Nino, proprio perché con Nino ha girato, Franco Zeffirelli ha girato tantissimi film, diciamo quasi tutti, anzi tutti forse, e lui si volevano proprio bene, certo, infatti certo. Lui ha fatto una dedica a mio marito con un disegno fatto da lui, dipinto da lui, e ora ve la leggo. Sì. A Nino, uomo dei miracoli, attento nell'attimo magico della creazione, creatura a pieno diritto egli stesso di quei sortilegi che fanno del cinema arte, con animo sempre indispensabile grado e l'amicizia incrollabile di una vita. Franco Zeffirelli. Io, guarda, non c'è il pubblico presente nel nostro studio, però un applauso, e non mando neanche gli effetti speciali degli applausi, però te lo faccio io e Stefano. Anch'io. Un applauso, bravo. Mi associo. Bravo. Senti, per chiudere, io so che è stato anche sul set del Colossal dei Colossal, il film del mio cuore, Ben Hur. Eh sì, allora, dunque, Ben Hur... Hai un minuto, girato... non di più, eh? Hai un minuto di tempo. Un minuto di tempo, ti dico solo che la famosa corsa delle bighe, sì, è stata molto ideata da mio marito. Ah. E molta gente del cinema, sì, mi sono trovata certe volte proprio all'anicaggio, e dicevano: Nino, ci spieghi come hai fatto a girare quella scena? E Nino gli diceva: non lo dirò neanche in vita, non ve lo dirò mai. Incredibile. Beh, ragazzi, ha girato come operatore in un'arena costruita a Cinecittà, che aveva in scena 36 cavalli, perché le quadrighe erano 36, sì, cavalli. Senti, Carla, un bacione. Per me rimani una sorta di Gloria Swanson nella sua villa, con tutte queste belle fotografie che hai, ricordi di tempi che purtroppo non torneranno più, ma che rimangono nel nostro cuore. Comunque il libro, se tu mi dai il tuo indirizzo, io te lo spedisco e te lo mando proprio con un regalo. E anche a Stefano, e te lo quasi, anche mio marito dal cielo. Va bene, grazie. Grazie Carla. Grazie Carla, grazie. Risto Pub Sherlock Holmes, uno dei pub storici di Torino. Le sue mura sono piene di storia e la gente dello Sherlock continua a sceglierlo anno dopo anno. Pizza, hamburger, primi e secondi, piatti vegetariani, birra alla spina, cocktail, dolci, menù per bambini. Tavoli all'aperto, a sporto, consegna a domicilio. Bagni e ingresso sono accessibili anche ai disabili. Risto Pub Sherlock Holmes, via Bardonecchia 80, Torino. Ferramenta Calcagno dal 1901. Ferramenta storica d'Italia. Articoli selezionati per professionisti e tecnici del settore edilizio, materiali e utensili professionali. Minuteria con ampia gamma di viti, bulloni e raccorderia. Vasta gamma di pitture, vernici e materiali per la decorazione, serrature e chiavi di ogni tipologia. Ferramenta Calcagno, via Madama Cristina 11, Torino. Colorificio Morano. Qualità e cortesia dal 1953. Articoli per pittura, colori, vernici e smalti, carte da parati, casalinghi e articoli da cucina. Se cercate qualcosa che non riuscite a trovare, Colorificio Morano,
via San Secondo 28, Torino. 1960 è anche l'anno in cui il maestro del brivido Alfred Hitchcock ci consegna il suo più grande successo commerciale, Psycho. Psycho, si pensa che questo film ha una caratteristica. Lei viene uccisa sotto la doccia da Anthony Perkins. E lei è la protagonista, eh? Sì. Non era mai successo prima che sparissero. Sì, durante il film. È girato in bianco e nero perché la censura avrebbe vietato la sequenza del sangue che cala nella doccia. E pensate che ci sono la bellezza di 45 inquadrature per pochissimi secondi. Hitchcock scriveva tutto prima, nel dettaglio, disegnava, perché lui nasce come disegnatore, tutto lo storyboard, che era praticamente poi una sorta di sceneggiatura. Diceva che ci sono tre regole per fare un buon film, ed è scrivere, scrivere e scrivere. E la parte più, una delle parti più importanti nel mestiere del cinema è proprio la sceneggiatura. Prima di guardare il nome del regista e il nome degli attori, consiglio a tutti, guardate il nome dello sceneggiatore. Da lì capirete. È come vedere un libro, essere attratti dalla copertina, essere attratti, non so, dalla grafica, ma non si legge l'autore. L'autore è fondamentale. C'è il soggettista che inventa la storia, ma poi c'è lo sceneggiatore che ti deve creare la storia. È un po' come lo scrittore quando romanza un libro. Certo. Quindi crea tutta la... Va bene. E per parlare della sceneggiatura abbiamo il gradito ritorno di un personaggio che avete già conosciuto, capace di intrattenere il pubblico. Il suo nome è Massimo Moscati. Pronto? Ciao Gio. Eccoci qua. Bentornato Massimo. Bentornato Massimo. Grazie. Abbiamo chiamato Massimo Moscati perché abbiamo introdotto, grazie a Stefano, il 1960 con il maggior successo commerciale, che è Psycho di Alfred Hitchcock. Ho già raccontato la scena della doccia, mi sono dimenticato di dire, perdonami Massimo se ti faccio attendere qualche secondo, mi perdoni? Certo, ti perdono. Grazie. Ed è che pensa che quando uscì quel film mandò in crisi il settore delle tendine da doccia. Praticamente non vendevano più tendine da doccia, perché naturalmente ti ricordi, la mamma Anthony Perkins è dietro questo telo col coltello in mano. Senti, ho detto che per Hitchcock, per fare un buon film, esistono tre regole: scrivere, scrivere, scrivere. Scrivere vuol dire sceneggiatura nel cinema. Che importanza ha la sceneggiatura nel cinema? Allora, la sceneggiatura nel cinema ha un'importanza fondamentale, ma diciamo che dovremmo andare all'origine, come poi in fondo emulava Jean Gabin, l'importanza è legata a storia, storia, storia. Diciamo che... Grazie di avermi bastonato! Diciamo che all'inizio non era così chiaro il concetto, all'inizio della storia del cinema, anche se in realtà il cinema è nato con qualcuno che scriveva dei cartelli e comunque doveva scrivere una storia. È un percorso inevitabile. Dopodiché io sono convinto che è vero che il cinema sia un elemento corale, però poi alla fine c'è un dittatore che è il regista che determina tutto. Ecco, il regista a volte è in grado di poter modificare la sceneggiatura mentre il film è anche in lavorazione. È possibile questo? Quale inconveniente potrebbe dare agli stessi attori? Allora, è assolutamente possibile questa cosa, anzi viene praticata molto spesso, ma voglio dire, se ritorniamo all'Alfred Hitchcock che tu hai citato, se ci pensiamo bene, lui che era il regista assoluto, che non ha mai scritto una sceneggiatura, perché semmai la scriveva sua moglie Alma Reville all'inizio del cinema britannico, del periodo anche del muto, in realtà però era come se fosse uno sceneggiatore di ferro, perché lavorava e metteva sotto pressione i suoi sceneggiatori e determinava esattamente poi la trama come lui la voleva. Addirittura lui non amava nemmeno fare il regista, se ci pensate bene, perché proprio parlando anche di Psycho, lui ha inventato in qualche modo lo storyboard e per lui il film finiva nel momento in cui aveva messo tutte le cose in ordine e addirittura, per esempio, la famosa scena appunto della doccia, lui se n'è andato via. Ma anche perché lui nasce, io mi ricordo che non era tanto bravo a scuola, ma era
predisposto al disegno. Lui praticamente disegnava praticamente tutto il film, lo consegnava all'operatore e poteva anche andare via. Celebre poi quando diceva che il set era pronto, aprite le stalle, perché lui gli attori insomma aveva questa considerazione. Che nella, diciamo che nella vita era anche un po' un birichino, trattava male le sue attrici, perché aveva questa sorta delle possessioni per le bionde. Senti, c'è un altro caso particolare. Nella, intanto vediamo la copertina del tuo libro dedicato alla sceneggiatura. Qui cosa si racconta in questo libro? Allora, il libro, allora io ho pubblicato il manuale di sceneggiatura ormai nel 1989 in un fortunatissimo Oscar Mondadori che è stato ristampato più volte. Sì. Poi un paio d'anni fa l'ho ripubblicato con questo piccolo editore romano, ma di qualità, Biblioteca Edizioni, e ho cambiato il titolo, adesso si chiama Scrivere per il cinema, in realtà l'ho modificato. Ah. Dentro c'è la costruzione di come si deve realizzare una sceneggiatura, con dentro però anche una forma narrativa, cioè c'è dentro proprio un film in progress. Il libro non è solo un manuale che descrive come si deve scrivere una sceneggiatura, ma lo descrive scrivendo una sceneggiatura, che in questo caso è una storia di fantascienza. Ok. È un po' questo. E mi sono divertito perché? Perché certo. Essendo finta la cosa, ho potuto scrivere un film costosissimo, insomma, no? C'è un colossal. volevo dire che uno dei casi più clamorosi della sceneggiatura modificata, non scritta e scritta durante la lavorazione di un film, è il celebre Casablanca di Michael Curtis. Ah, certo, certo, assolutamente. Gli attori nemmeno sapevano, ma questo accade spesso però. Questa volta ti ho bastonato io, eh? Vabbè, ho capito, è aggressione questa. Senti una cosa per chiudere, e prima di tutto ti ringrazio nuovamente. Io ho qua un libro, un piccolo libro misterioso. Lo facciamo vedere? Sì, certo, facciamolo vedere. Diciamo il titolo. Inseguendo Laura, dove il nostro amico Stefano ha già scritto una sceneggiatura. Insieme, lo ricordo, soprattutto Sauro Roma, è lui che ha scritto proprio la stesura. Poi abbiamo fatto delle cose insieme, però... Ci sono tante persone, tu sai benissimo che io frequento il Miss Fest e altri festival, che scrivono sceneggiature, ma diciamolo pure, ci vuole ancora sempre quella grande raccomandazione per poterle presentare a un produttore o a un regista. Parliamo chiaramente, tu sei un uomo che non ha peli sulla lingua, anche perché saresti un alieno. Purtroppo è così, nel senso che... Ma io non la voglio vedere nel modo peggiore, la raccomandazione non in quanto figlio o papà di qualcuno, ma in quanto conoscere qualcuno che ti permette di avere attenzione. Vabbè, allora tutti questi giovani che vogliono iniziare la carriera scrivendo, cosa fanno? Niente, devono in assoluto devono andarsene forse più a Roma che a Milano, a meno che non vogliano fare... non vogliono lavorare per le televisioni, insomma, che sono allocate ancora qua. E poi devono frequentare, allora, se tu frequenti determinate scuole, queste scuole hanno degli insegnanti e dei docenti che in realtà lavorano nell'industria e che quindi hanno interesse e necessità di individuare nuovi talenti. Va bene. È un percorso così. Va bene. Ti ringrazio, Massimo. Alla prochaine fois! Grazie a voi, un saluto. Grazie Massimo, ciao, a presto. Ciao, a presto. Dopo l'intervento di Moscati, siamo nel 62, perché esce un personaggio nel cinema fondamentale, perché poi dura ancora oggi, ed è dalla penna del scrittore britannico Ian Fleming, esce fuori Il mio nome è Bond, James Bond. È la frase più pronunciata nella storia del cinema. Sì. Mi chiamo Bond, James Bond. La seconda frase più pronunciata nella storia del cinema, non ci crederai, ma è segua quella macchina. È vero. Bond, James Bond, è un inglese naturalmente, però il suo protagonista è uno scozzese, Sean Connery. Pensate che il primo Bond che lo stesso Fleming voleva come protagonista doveva essere Cary Grant. Broccoli, produttore, mandò una lettera a Cary Grant orgoglioso della proposta, ma fu lo stesso attore che rifiutò perché si sentiva troppo anziano per interpretare James Bond. Allora Broccoli cercò di contattare Roger Moore, che venne dopo successivamente, e Moore era impegnato in una serie televisiva intitolata Il Santo.
A un certo punto, un giorno, arriva una telefonata a Broccoli della moglie che abitava tra Londra e Los Angeles e gli dice: caro, ho visto un attore con un fisico prestante, un bell'uomo, da un bellissimo sguardo, è un po' in calvizie, però potrebbe essere il personaggio adatto per il tuo Bond. E quell'uomo si chiamava Sean Connery. Sean Connery aveva un fisico straordinario perché è stato anche nel culturismo, credo secondo o terzo posto in Gran Bretagna. La vita normale era un po' senza soldi, addirittura è arrivato al punto di lucidare le bare di un'agenzia funebre. E Broccoli lo convocò, gli mise il parrucchino nel 32, già Sean Connery porta il parrucchino. Il parrucchino. Ah, pensa un po', questo sì, non lo sapevo. Lo so. E lì iniziò questa grande carriera che poi lo consacrò al personaggio. Un personaggio che ha fatto molta fatica a staccarsi. Anche oggi, quando si presenta Daniel Craig, l'ultimo Bond, le domande dei giornalisti ai nuovi Bond è sempre la stessa, la prima. Qual è la differenza tra lei e Sean Connery? Comunque anche Roger Moore è stato... Sì, brillante, piaceva molto a Roger Moore. Sì. Va bene, io ho finito. Possiamo congedarci allora a questo punto e rinnoviamo l'appuntamento ai nostri amici alla prossima puntata. Ciao a tutti. A ben arrivederci.